La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale nei confronti di un consigliere comunale di Battipaglia. Si tratta di Francesco Falcone, all'epoca dei fatti presidente del Consiglio Comunale. Il reato ipotizzato è tentata concussione. Le indagini, eseguite dai finanzieri della locale tenenza, sono scaturite da un controllo effettuato nei confronti di un operatore commerciale itinerante, finalizzata ad accertare la regolare occupazione dell'area di suolo pubblico presso la quale lo stesso esercitava l'attività. L'indagine si è concentrata sul provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico del posteggio fuori dal mercato di via Belvedere a Battipaglia, divenuto oggetto di contesa tra due privati cittadini, entrambi interessati a beneficiare delle autorizzazioni comunali per esercitare in tale zona l'attività di somministrazione al pubblico di cibi e bevande. In particolare, secondo l'accusa, un dirigente comunale, dietro pressione esercitata dal consigliere Falcone, con un nuovo provvedimento amministrativo avrebbe concesso la stessa area a un prossimo congiunto dell'indagato, nonostante fosse stata presentata dall'imprenditore primo assegnatario richiesta di avanzata proroga della concessione, istanza che avrebbe poi dovuto essere accolta in ragione della normativa emergenziale vigente a causa del Covid-19. Successivamente sarebbero stati disposti in concorso, con due ufficiali della polizia locale, uno di loro in pensione, ripetuti controlli nei confronti del ritenuto legittimo assegnatario della concessione al fine di indurlo ad abbandonare l'area che gli era stata assegnata.